Potete proprio impegnarvi nella modalità di esecuzione. Prendiamo tutte e due le caviglie, spingo la schiena a terra. Rifacciamo la stessa sequenza dall'altra parte, tutte e due le mani dietro al polpaccio destro. Quindi, tesa la gamba, per favore. Tiro il collo del piede a sinistra, apro 30 gradi. Inspiro, espiro. Togliete la mano sinistra e apro un po', apro, 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ancora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, apro poco di più e chiudo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tolgo anche la mano destra. Io l'avevo già tolta, comunque togliete. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e sto, e scendo. Lo rifacciamo un po' più intenso. Rilasso le braccia, stretching, inspiro, sollevo la zona lombare, espiro, inspiro, espiro. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allora, solleviamo tutte e due le gambe di nuovo. Siamo partiti con tutte e due le mani dietro un polpaccio. Adesso lavoriamo con la mano sinistra. Ripartiamo da qui, dietro la caviglia sinistra. Il mento è in direzione dell'esterno, bene, con la schiena completamente appoggiata. Per lavorare più intensamente, soprattutto sulla parete inguinale, la parte bassa della parete addominale, andiamo a fare questo. Guardate bene le mie anche e le mie gambe, guarda. Questo significa avere padronanza, ok, da qui. Se voi state così, non generi padronanza. Cercate di lavorare al meglio, ok? Scendo 30 gradi, torno 45, torno, inspiro, espiro, inspiro, espiro, e 1, torno, fatelo piano, 2, torno, 3, torno, 4, torno, 5, torno, 6, torno, 7, torno, 8, torno, 9, torno ancora, 1, 2, 3, 4,
5, sto rendendo le cose solo un po' più intense. 6, provate a farlo con le gambe tese, provate. 8, ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e stesso lavoro, discesa completa. 1, torno, 2, torno, 3, torno, 4, torno, 5, torno, 6, torno, 7 e stop. Andiamo a prendere il polpaccio destro, tiro bene il collo del piede, sinistro e 30 gradi, 45, inspiro, espiro. Quello che dovete evitare è il sollevamento del collo, ok? Ok, aprite un po' di più, spingo avanti completamente, avanti e torno, apro e torno, avanti, fatelo piano. Ok, prendo le ginocchia e le porto al petto. Adesso, per rendere un po' più intenso, lo facciamo da entrambe le parti senza l'aiuto delle braccia. Ok? Prima vi dondolate lentamente destra e sinistra, lentamente, lentamente, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sollevo le gambe, leggermente divaricate, tiro bene il collo del piede. Allora, facciamo lo stesso lavoro esattamente come abbiamo fatto dall'altra parte, 30 gradi, 30, torno, 45, sinistra, 30, torno, 45, inspiro, espiro, inspiro, espiro, e destra, 1, 2, 3, e 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 1, 2, 3, su, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e stop. Prendiamo le ginocchia e le portiamo al petto. Portiamo le braccia dietro in allungamento, parallele, però non a terra. Allungate dietro e basta. Ok? Poi, quando spingete bene le braccia dietro, è normale che vi si apra la cassa toracica e si sollevi leggermente. Quindi si tratta di arrivare ad una posizione semineutra. I piedi si sollevano sopra la linea delle ginocchia, sopra, e le ginocchia ben chiuse, chiuse. Questo vi consentirà di lavorare bene lungo la parte centrale del retto addominale. Allora, tiro, e in questa posizione voi spingete le gambe destra-sinistra, in questo modo. Senza appigli, non potete appoggiarvi da nessuna parte, per cui il movimento è mutuato esclusivamente e controllato dall'addome. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sollevo le gambe in alto, tese e divaricate, respiro, porto le braccia in alto, in questo modo, con i palmi delle mani che si guardano, extra rotazione delle anche e le chiudo ad incrocio. Faccio sollevare il collo perché stamattina ho visto che non siamo in grado di muovere il collo, cioè non siamo in grado di sollevarci, quindi la testa rimane a terra. Alla fine della lezione voglio farvi 5 minuti solo per l'allungamento della zona cervicale. Quando io parlo, voi non smettete di fare l'esercizio, perché sennò è inutile. Ogni volta che vi fermate, chiacchierate, non calcolate i tempi di recupero, chiacchierate in sala attrezzi, non calcolate niente, vuol dire che non state facendo niente. Thank you.
e stop. Prendo le ginocchia e le porto al petto. Rifacciamo questo lavoro, Braccio dietro in allungamento, lo facciamo in sequenza, tiro bene, potete anche unire le braccia, perché vi aiuti a tenerle bene dritte, parallele alla linea del pavimento e della colonna. Sollevo le gambe, leggermente divaricate, extra rotazione delle anche. Allora, possiamo anche, prima di tutto, scendere a 10 gradi. Fatemi vedere quanto tenete. Quanto tenete, basta veramente poco. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Non vi faccio sollevare la nuca. E 8, 7, passo un salto a controllare. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ancora 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ancora. Allora, da 90 gradi è verso il basso, in avanti. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Quindi quello che dovete sentire è proprio il fulcro del baricentro. 7, tiro le braccia dietro. Cos'è che avete? Delle zampe al posto delle braccia. Tira, tira che ci sei. No, questo andava bene. Respira bene. 4, 3, 2, 1, prendo le ginocchia e le porto al petto. Facciamo l'altro esercizio, sollevo. Chiudo le gambe, arrivo. Allungo le braccia dietro, tese, non appoggiate a terra, sollevate da terra le braccia, sollevate le braccia da terra, ok, comunque parallele a terra, Matteo, portale dietro, ok, tiro bene il collo del piede, divarico leggermente le gambe, le pieghe in avanti con i talloni, ok, teniamo le divaricate che vi piace di più. Scendo destra, sinistra, senza variare l'angolo, ok? Senza variare l'angolo. Sollevate le braccia da terra. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ancora. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, stendi avanti veloce. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, 8, avanti, non in alto, che schifo. Le ginocchia verso di me, non verso di voi. Stendo, lento, stendo, stendo. 1, 2, 3. Sollevate le braccia da terra. 6, 7,
8, ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e stop. Porto avanti le braccia, se volete ancora dietro, chiudo bene le gambe e anche chiuse le tengo in extra rotazione. Ok, piccoli cerchi verso la vostra sinistra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, cambio direzione, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e stop. Appoggio, chiudo i piedi, braccia fuori all'altezza delle spalle, scendo con le gambe a sinistra. Non avete lavorato bene oggi? Non mi è piaciuto. Nel senso che tendete sempre a sottovalutare la qualità del gesto. Alcuni di voi non conoscono ancora il loro corpo, non si lasciano andare, non applicano quello che io dico. Al meglio, diciamo che lo applicate da 0 a 10, lo applicate 5. Mi piacerebbe che voi faceste un po' di più. Andiamo dall'altra parte. Adesso vi ho promesso che vi faccio vedere uno stretching cervicale efficacissimo. Quindi torno al centro, prendo le ginocchia, le porto al petto e mi aspettate.